come ogni venerdì, come non sentire Dani Gughi, uomo del, oltre ad essere uomo del Colorno, sei uomo del Rugby Meet, avete tanto lavoro, informate tanto a quelli che seguono il rugby qui in Italia, quindi una settimana molto ricca, anche perché abbiamo visto, parlavamo prima fuori onda del discorso anche della normativa del Consiglio per quanto concerne anche la formazione e anche i poli di formazione per la prossima stagione. Quindi ciao Caccio, ciao a tutti, ben ritrovati. Sì, è una notizia fresca questa della federazione, è stato dato il via dopo l'ultimo Consiglio federale e nascono questi poli di sviluppo, si chiamano così, per le categorie under 17 e under 18. Saranno 10, saranno probabilmente sparse in tutta Italia e spero andranno anche a coinvolgere diversi centri del sud, ma anche del centro Italia, insomma, non solo il nord. Innocenti parla di a voler accrescere la capacità dei nostri club di formare giovani, quindi sicuramente saranno responsabilizzati i club per avere in questi centri di sviluppo, appunto, con il club al centro e le società affiliate che andranno comunque a collaborare per logiche zonali su questi giovani under 17 e under 18. È una delle iniziative della federazione, cambia qualcosa rispetto a prima, anche a livello delle accademie ce ne saranno due che saranno under 20, saranno sottoposte alle due franchigie federali, quindi una a Treviso e una a Parma per le Zebre. Prende un'altra piega, diciamo una modifica il progetto di sviluppo federale, e vediamo, insomma, il progetto è... Sì, il progetto sarà operativo da luglio del 2022, quindi ci sarà il passaggio a quello che era un po' l'organizzazione prima a quello che sarà questa dopo. Andremo a vedere come sarà sviluppato. Un'altra novità è quel discorso dell'introduzione del nuovo gruppo broadcaster streaming per quanto riguarda il massimo campionato italiano del rugby, ovvero il Pirone Top 10 e anche la Serie A femminile, quindi ci saranno da seguire attraverso streaming. Il primo anno logicamente sarà free, sarà gratis, l'anno prossimo sicuramente cominceranno il discorso anche del pagamento per questo servizio. È tutto da vedere anche lì, perché ho sentito un sacco di critica da parte della gente, perché non vede giusto il fatto di pagare per seguire i massimi campionati del rugby italiano. Beh, Caccio, sicuramente una grossa novità, questo gruppo Caster, appunto, come dici tu, Eleven Sports Italia, che trasmette sotto piattaforma OTT, insomma, andrà sicuramente a coprire questo restante campionato top 10, mantenendo il pentacamera come sta succedendo, sì, ora per il top 10, insomma, una novità che si aggiunge al TMO. Per questa stagione le partite saranno gratuite, dalla prossima probabilmente si pagherà, bisogna capire la cifra. La cosa interessante, la grande novità, oltre alla copertura totale del campionato top 10, che è una cosa importantissima secondo me, è anche quello di l'introduzione, insomma, del campionato di Serie A femminile. Sarà sicuramente una cosa positiva, sarà bello vedere anche la massima serie delle nostre ragazze, che tanto stanno facendo bene a livello nazionale anche in Serie A. Sicuramente si tratterà del girone 1, quindi un girone meritocratico che vedrà sicuramente protagoniste le squadre, le formazioni più in forma. Parlo sicuramente di Valsugana, Villorba, Colorno e qualche altra. Insomma, è un bene sicuramente questo per il movimento femminile, che ha bisogno, Caccio, di una spinta in più. Ne ha bisogno il maschile, figuriamoci il femminile, insomma. Infatti, no, sono d'accordo con te, è tutto da valutare, da seguire. Ovviamente la critica della gente veniva perché
il fatto di pagare per vedere i massimi campionati italiani di rugby non è stato colto molto in modo molto, diciamo, ottimistico. Invece, per quanto concerne il discorso del campionato, voi di Colorno, adesso torniamo, facciamo un passo indietro, l'ultimo fine settimana, avete messo difficoltà ai primi della classe, tutto sommato. Caccio, guarda, l'abbiamo messo in difficoltà e non solo. Abbiamo purtroppo perso di misura. Era una sfida molto importante per noi perché contro una diretta avversaria per i playoff che a Colorno sono diventati un obiettivo solo negli ultimi tempi. Insomma, siamo partiti con una squadra nuova, con un nuovo staff per ripartire. E all'inizio, insomma, gli obiettivi era giocarsela contro tutti e comunque mantenere la serie. Adesso, sai, arrivando vincendo diverse partite, comunque mantenendo sempre il terzo o quarto posto, è vero che ci sono squadre come Calvisano e Rovigo che devono recuperare più di una partita, ma siamo lì, quindi ci proveremo. Contro Rovigo, Cacio, non è stata una partita facile, sia per noi che per loro, è stata combattutissima. Posso dirti, e non voglio dirlo come alibi, insomma, che al venerdì abbiamo avuto 4 o 5 titolari che hanno dovuto alzare la bandiera bianca per problematiche Covid, e quindi siamo scesi in campo un po' così, qualche giocatore importante che ci è mancato, ma abbiamo fatto la nostra partita, ce la siamo giocata fino alla fine, abbiamo tenuto testa e a momenti, insomma, ci poteva anche riuscire il colpaccio. Rovigo, complimenti, perché comunque è una squadra ben rodata e forte, ben allenata sicuramente. Rimane per noi, per me, il rammarico, insomma, che con magari i titolari si poteva fare sicuramente meglio. Niente, noi guardiamo avanti, guardiamo la prossima partita, che sarà un'altra sfida importantissima, Cacio, perché veniamo dalle tue parti e per noi sarà imperativo vincere. Giocheremo a Calvisano contro il Transvecta e sarà per noi una partita da dentro fuori. Infatti, attenti, perché la Transvecta ha fatto una partitona contro il Valor Rugby, una Transvecta arrabbiata, ferita, quindi soprattutto nell'orgoglio, e contro di voi cercheranno la rivincita, perché all'andata avete vinto contro Calvisano, giusto? Esatto, sì, l'abbiamo battuti, cavoli, Calvisano già in Coppa Italia da voi e anche in casa in campionato, quindi è stata anche un po' la partita che ci ha lanciato verso l'obiettivo che era questo dei playoff, che stiamo continuando a perseguire. Sicuramente ce l'aspettiamo, calcio sarà veramente dura. Il Calvisano ha un pacchetto di mischia molto forte e pesante e sta facendo vedere tante belle cose nelle ultime partite. Appunto, dopo qualche sconfitta si sono risvegliati e stanno dando battaglia a tutti. L'ultima partita con Valor Rugby è stata, ci ha stupito, insomma, hanno vinto e hanno vinto nettamente il match, quindi non sarà facile, lo sappiamo già. Con l'inserimento velocissimo del giocatore di tre quarti, Subritano Domenica, su 2 contro 2, 2 contro 1, avanza, dà la palla ancora per il metà. Metà! Ottima l'opzione offensiva, alla fine hanno creato la superiorità numerica e il Tigre ha dato la palla a chi? A Van Zyl, lui presente, puntuale, il sudafricano che fa sempre la differenza. Kyle Van Zyl, che viene adesso ovviamente festeggiato con i suoi compagni. La gestione alla fine è stata un po', diciamo, non al meglio, però in qualche modo il possesso del pallone ha fatto sì che ha trovato la superiorità numerica. Quanto hai di tempo? Guardate, al momento che viene preso, ma mi senti? Dà la pala Panseira al momento giusto. Quasi due. Un passaggio così, in qualche modo, guardate, ha rischiato, perché la poteva, secondo me, e lui lo sa, poteva gestirla diversamente. Beh, hai imparato l'italiano un po'? Sì, io parlo un po'. Allora dimmi cosa si sente quando ricevi questa... Riesci a mandare subito? Sono molto contento, squadra è forte, forte. Grande opportunità e buco al lupo
per Valor Rugby. E grazie per la grande partita. Sì. Però tu sei stato ammonito? Yellow card, you. Sì, yeah, sì. La prossima settimana lavoro duro noi e partita piano piano. Piano piano, sì, sì, bravo. Sì. Ma a chi dedichi la partita? Mia moglie, sì, e in Sudafrica. Come si chiama tua moglie? Daniel Ugo. Daniel, okay, sì, Daniel. Scusa. Scusa. Ok, buona continuazione, Ugo. Grazie mille. Ciao. Bevi la birra con quello, ok? Ciao. La trasferta Calvisano che ha vinto e ha convinto contro il Valor Rugby. Valor Rugby che a sua volta veniva da una vittoria in casa contro la corazzata nera del Petrarca. E questo weekend, giustamente quando noi siamo in onda, Special Rugby sul Web TV, canale 810 di Sky, c'è lo svolgimento della partita all'anticipo per la Rai del Lions Piacenza contro il Petrarca. Invece domani sabato, allora, le altre partite sono Rovigo Fiamme Oro e Mogliano Valor Rugby. Quindi è un campionato, sì, che se fa entusiasmante per quanto concerne la griglia del playoff, perché siete voi che state cercando in qualche modo di entrare, però il Calvisano non starà sicuramente lì a vedere. Quindi il Calvisano che sempre in primavera si vede sempre arrivare tra i primi quattro. Per completare il discorso di panorama del rugby, il rugby internazionale significa anche la partenza del Super Rugby Pacifico, giusto? Sì, torna questo weekend il Super Rugby Pacific, che da quest'anno, lo sappiamo, non avrà le sudafricane, che perché appunto sono impiegate nella nostra URC, però avrà due nuove formazioni che sono la Moana Pacifica e i Fijian Drua. Quindi Moana Pacifica è una selezione di giocatori del Pacifico, samoani e tongani, mentre i Fijian Drua è una franchigia selezione totalmente di giocatori fijiani. Sicuramente due squadre che, grazie alle qualità dei loro giocatori, che sappiamo innate per quanto riguarda le skills, la velocità, la potenza anche fisica, potranno dare sicuramente dello spettacolo aggiunto a questo Super Rugby che ha una grande novità che arriva anche dall'Argentina, Caccio, perché nei Crusaders esordirà l'ex capitano dei Pumas, Pablo Matera, in terza linea. Quindi sarà bello anche vedere un giocatore argentino che va a misurarsi nel Super Rugby. Insomma, sì, almeno qualcuno in passato, almeno, ma recentemente sì, almeno diciamo, Gugi, abbiamo un argentino, cioè l'Argentina attraverso lui partecipa, perché dobbiamo giustamente ricordare a tutti quelli che ci seguono che l'Argentina è stato il paese più danneggiato per quanto riguarda il discorso internazionale durante il periodo della pandemia, perché è stato diciamo chiuso il discorso dei Jaguares che avevano arrivato in finale contro i Crusaders prima della pandemia, e dopo hanno dovuto diciamo diluirsi perché sono andati tanti giocatori in Europa. Oggi come oggi c'è quel torneo sudamericano, la Superlega Sudamericana, dove giocano Jaguares 15, però non è lo stesso livello, quindi meno male che c'è almeno un argentino che partecipa al Super Rugby attraverso Pablo Matera, che è un'eccellente terza linea. Niente, Gugi, penso che tutto sommato, così adesso vado a fare il collegamento anche con il nostro fotografo di lusso, ovvero Stefano De Frate, che ha seguito anche la vostra partita là contro il Rovigo a Colorno. Dicevo, c'è qualcosa in più che forse di Rugby Meet da raccontare ai nostri aficionados? Sì, ti vado a vedere un attimo le ultime notizie, Cacio. Sì. Sicuramente per quanto riguarda le Sei Nazioni, le squadre, insomma, la maggiore e l'Under 20 si stanno preparando per la sfida di settimana prossima, che ricordiamo sarà in Irlanda. Venerdì l'anticipo per la nazionale Under 20, venerdì sera, mentre domenica l'Italia giocherà a Dublino contro l'Irlanda. Arbitrerà un
un georgiano, cazzo, questa ne avevamo già parlato, è una novità. Sono riusciti a entrare nel rugby d'elite, diciamo così, prima la Georgia, qua a livello arbitrale, che l'Italia sicuramente è un punto su cui lavorare, questo per i nostri. Ricordiamo che comunque le Zebre è stata rimandata la partita a Cardiff per problemi di meteorologici, quindi anche lì viene rimandata un'altra partita per il campionato URC, ovvero le Zebre che erano in trasferta a Cardiff. La partita è stata rinviata. Altre novità non ci sono, Bughi? Cacio, sì, c'è stata una grossa novità nel tuo territorio. Insomma, nell'ultima settimana, per quanto riguarda la Serie B, ufficiale, insomma, il Rovato ha ritirato la squadra Seniores dal campionato di Serie B. Un peccato non solo per quanto riguarda i risultati, perché Rovato era primo in classifica, ha imbattuto 6 vittorie su 6. Avrebbe probabilmente vinto il campionato, quindi sarebbe salito in Serie A, però per quello che è successo, quindi una guerra interna tra dirigenza, allenatori, giocatori, qualcosa, sai, che non fa bene al rugby, ci sono queste tipologie di situazioni in diverse società. Rovato è sempre stata una società, possiamo dire, quasi modello per le iniziative, per i tornei che ha organizzato, per la genuinità comunque di un club piccolo ma con la possibilità di crescere. Quindi io, da parte mia, da parte di rugby, ma penso anche da parte tua, possiamo fare un grosso in bocca al lupo alla società e ai giocatori che hanno scelto comunque di prendere un'altra strada che non è quella del loro stadio. So che stanno prendendo contatti con diverse società, i ragazzi che sono andati via per continuare giustamente a giocare, quindi andremo a vedere come va a finire. Per me è una situazione non simpatica sicuramente, perché il discorso di sportivo deve essere, diciamo, primordiale. Io non prendo posizione né del club né dei giocatori, però penso che si doveva gestire in modo diverso. Io ti ringrazio, Gugi, e ci aggiorniamo giustamente per la prossima settimana, quindi buon weekend per te, ok? Buon weekend a tutti, ciao Cacio, grazie. Buona vista, amico. Buonasera Cacio, buonasera a tutti, buonasera Gugi, lo ringrazio per l'ospitalità che abbiamo avuto con l'Orno domenica scorsa, peccato per il risultato, partita in bilico fino all'ultimo, con Rovigo, sappiamo, e adesso c'è la ripartenza, Cacio. Ripresenta anche, significa anche per la Serie B, per la Serie A femminile, e quindi andiamo a vedere come sta preparando gli amici del Brescia la partita che giocano domenica in casa con la Castellana. Abbiamo l'addetta stampa Elisa che ha intervistato qualcuno, possiamo andare a vedere. Vamos! Siamo all'Invernici, dove i ragazzi del Brescia si stanno allenando per l'ultimo allenamento di finitura in vista dell'incontro con il Castellana di domenica. Dici Nicola, dopo la vittoria in casa con il Valsugana, come si sta svolgendo l'attività? No, sicuramente la vittoria con Valsugana ha dato un po' di morale, mancava da tanto tempo la vittoria, mancava da Patavium, dalla terza giornata, dalla seconda addirittura. E quindi ha dato del morale. Sicuramente questo campionato un po' a singhiozzi, tra Covid e infortuni, è sempre un po' complicato, però speriamo di avere un po' di continuità e ci stiamo preparando come tutte le settimane con l'obiettivo di vincere, soprattutto in casa, far bella figura, soprattutto con una squadra che ha solo 3 punti da noi, per cui possiamo pensare al sorpasso. In linea di massima siamo un buon gruppo, ci stiamo allenando bene e speriamo domenica il risultato. Che partita ti aspetti? Sicuramente sarà una partita difficile, soprattutto davanti, perché Castellana ha una buona mischia, una squadra pesante. Prima di tutto vedremo come sarà anche il campo e quindi, come un po' tutte le domeniche, sarà necessario metterli sotto fisicamente davanti, in mischia, in touche, e poi sperare che la partita volga dalla nostra parte, che anche i tre quarti ci diano una mano, come è successo anche domenica, finalizzando un po' anche il nostro lavoro. Allora, cosa dici, cosa ti aspetti domenica? Invitiamo un po' tutti?
No, sicuramente il supporto del pubblico è sempre importante, per cui domenica alle 2:30 invitiamo tutti a vedere la partita Brescia-Castellana e a tifare Rugby Brescia qui allo Stadio Invernici. Ringraziamo a Pedra, perché Pedra, oltre a allenare, sta giocando ancora, un giocatore ancora valido logicamente per la Serie B, quindi salutiamo Nicola Pedrassani. Noi adesso in questo momento siamo a Piacenza, teoricamente, perché Piacenza sta giocando, il Lions stanno giocando questa partita di recupero contro Petrarca, giusto, per la RAI. Volevo informarti, penso che già lo sai, che dalla prossima partita ci sarà anche la piattaforma Eleven, che riprenderà in streaming le partite del massimo campionato, e anche la novità, abbiamo già parlato con Gugi, di trasmettere le partite della Serie A del campionato femminile. Quindi una buona offerta da parte di questo broadcaster. Cosa dici, Stefano? Sì, ho letto ieri la notizia, a partire dal 26 febbraio fino a fine campionato saranno visibili tutte le altre 4 partite del top 10, quelle che non sono trasmesse dalla RAI chiaramente, e dalla prossima stagione anche tutta la Serie A femminile sarà seguita da questo broadcaster. Vediamo, ci auguriamo che tutto sia per migliorare la visibilità del nostro sport. Per quanto riguarda Piacenza, io mi aspetto un bel match. Petrarca sicuramente favorito, però sappiamo che il Piacenza in casa, i Lions hanno sempre venduto cara la pelle, oltretutto quest'oggi è il compleanno del loro allenatore Gonzalo Garcia, quindi io credo che i giocatori facciano di tutto per regalargli un'ottima prestazione. Poi il risultato vediamo. Sì, vediamo, dopo aggiorneremo con la edizione nostra di Special Rugby, diciamo con le ultime novità. Sappiamo che noi andiamo in onda alle 19:30 su Well TV, canale 810 di Sky, e avremo la possibilità dopo di aggiornare, visto che saremo in questo Beltrametti, che già settimana scorsa siamo andati per la partita tra il Viadana e giustamente e i padroni di casa. Per quanto riguarda la ripartenza, abbiamo altre partite di Serie B che si giocano questa domenica, una in particolare che tocca il nostro territorio, è il Franciacorta che va a far visita alla squadra del CUS Milano, giusto? Visto che Rovato, come ben sappiamo, ricomincerà a marzo con la Serie C. Esatto. Quindi per quanto riguarda la Serie B, le squadre di vertice in questo momento sono la Maturi Union, il Piacenza e il CUS Milano, che ha la possibilità di giocarsi la partita con il Franciacorta. E dopo tutto sotto ci sono le altre squadre. Sì, c'è il Monferrato. Sì. Ti propongo adesso il collegamento. Andiamo a sentire il nostro amico Mauro Vaghi, perché lui sta allenando la Mischia del Monferrato. E quindi andiamo con lui e dopo torniamo in nostro studio, Stefano. Ben trovato, caro amico Mauro Vaghi, che stai collaborando con la parte tecnica del Monferrato. Vorrei anche la tua visione per quanto riguarda questa ripartenza, in particolare la vostra Serie B, però anche con una ottica verso i club che sono intorno a dove stai lavorando te. Ciao Caccio, grazie per questa intervista. Finalmente si riparte dopo questo anno e mezzo di pandemia e di fermo, dove sicuramente c'è stato un problema per i ragazzi, un problema più che altro mentale di permanenza sul focus del rugby, di allenamento e di partecipazione. E ovviamente, sai, non essendo professionisti, i ragazzi quello che vogliono è divertirsi, quindi abbiamo cercato, noi allenatori soprattutto, di far di tutto per rendere ugualmente gli allenamenti divertenti anche senza lo scopo della partita. Però finalmente, dopo anche questa ultima ondata così di Covid, si riparte. E, diciamo che per quanto riguarda il nostro girone, il girone 1 della Serie B, insomma, la classifica penso che in questo momento sia leggermente sfalsata, come si saprà,
per l'accaduto a Rovato, per quanto è successo. E me ne dispiace anche, vabbè, sia per i ragazzi e per una bella realtà che, insomma, fino ad ora è stata quella di Rovato. Per quanto riguarda il Monferrato, noi abbiamo sempre, ci siamo posti l'obiettivo di fare di tutto e del meglio per riuscire appunto come dire, andare in Serie A e riuscire a lottare con le altre pretendenti, che in questo momento sono Piacenza, sicuramente. L'Amatori Union, che tutti davano come outsider probabilmente, ma invece si è rivelata quest'anno soprattutto un'ottima compagine, e ovviamente la mia ex squadra del CUS Milano. E niente, dunque domenica riprende, noi andiamo a Capoterra, sicuramente anche lì c'è stato un colpo di scena con l'esonero del mio amico Escoyez, e niente, noi andremo sicuramente per fare punti perché riteniamo di avere ancora le possibilità per, diciamo così, guadagnarci la Serie A, e sicuramente i 5 punti di Capoterra ci faranno comodo con il recupero di domenica prossima proprio con l'Amatori Union Milano. Voi siete stati già nella mia zona, ovvero la Franciacorta, avete vinto, Sì. è stata una partita comunque molto, molto equilibrata, io direi. Sì, assolutamente. È stata con l'ex di turno Mandelli, è stata sicuramente una partita equilibrata dove fortunatamente alla fine siamo riusciti a guadagnare la vittoria proprio con la drive finale della mischia, alla quale io sono, diciamo, specializzato, il tecnico specializzato per la mischia. E niente, quindi abbiamo avuto, come dire, l'opportunità di cogliere la vittoria, l'abbiamo fatto avendo colto esterna, avendo colto precedentemente quella sempre esterna a Lecco, con l'ultima metà tecnica sempre assegnata per mettere in punizione con la mischia. Quindi 2 vittorie esterne e paradossalmente 2 sconfitte interne precedenti che avevamo avuto proprio con CUS Milano e Piacenza. Quindi adesso nel recupero che avremo ad Asti, speriamo appunto di incominciare a dare il via anche alle vittorie interne per questa Infatti, perché sera. Esatto, è molto curioso quel andamento, io direi. Invece, per quanto concerne, ti volevo chiedere, visto che ho visto che fate allenamento anche congiunto con il CUS Torino, che gioca al campionato di Serie A, e noi abbiamo qui il nostro territorio, il Centurioni, che domenica andrà al CUS Torino. Quindi, che pronostico puoi fare in funzione di forse aver visto le due squadre, oppure parlami del CUS? Sì, ho avuto l'opportunità di parlare sia con Ivano, che mi ha chiesto appunto informazioni a riguardo, Ivano Bonaccini, ovviamente l'allenatore di Centurioni, e vabbè, abbiamo avuto questa opportunità che credo sia veramente importante riuscire a far entrare nella nostra mentalità di un po', tra virgolette, campanilisti che abbiamo, quella di poter allenarsi, allenamenti congiunti che non necessariamente devono essere sempre delle battaglie, ma ho avuto il piacere veramente di condividere con il mio amico Ottanio e Lucas D'Angelo questa opportunità di fare un allenamento, proprio allenamento, dove abbiamo fatto una prima parte di reparto, quindi abbiamo avuto modo di lavorare insieme alla rimessa laterale, di lavorare insieme alla mischia chiusa, mentre i tre quarti facevano i loro movimenti in attacco e in difesa, per poi, diciamo così, una parte finale di riassuntiva per giocare, per poi andare a fare 2 tempi da 20 minuti. È stata un'esperienza veramente positiva, anche perché si vede, noi di Serie B abbiamo avuto l'opportunità di i ragazzi soprattutto di vedere la differenza che c'è, soprattutto di fitness, perché fondamentalmente dal punto di vista tecnico-tattico, grosso modo, sai, grosso modo siamo tutti allo stesso livello, però nel rugby, essendo appunto uno sport di combattimento, l'aspetto fitness è importante. Il ritmo diverso. Il ritmo, l'intensità è sicuramente diverso. Ho visto un ottimo CUS con un'ottima organizzazione difensiva, della quale fanno ovviamente un buon punto di partenza,
E chiaramente è stata una cosa che ho detto appunto anche a Lucas e a Otanio di ripetere sicuramente, essendo del territorio, mi sembra sciocco non approfittarne. Come dicevi giustamente, non ho avuto l'opportunità mai di vedere direttamente i Centurioni all'opera, se non qualche partita contro la mia ex del settimo torinese, ho visto qualche sprazzo su YouTube. Quindi non, però so che sicuramente sono una compagine anche loro molto organizzata e hanno sicuramente intenzione di andare a vincere a Torino. Questo Come non quanto. parlare con te dell'attualità del rugby internazionale, perché siamo in piena polemica, giustamente, per quanto concerne la nostra nazionale, la nazionale che continua a deluderci. È difficile come argomentazione, è un argomento difficile del quale a volte non, nemmeno gli addetti ai lavori si riescono a capacitare, nel senso che abbiamo sicuramente delle nazionali giovanili che i risultati li fanno e a volte non riesci a comprendere come solo una minima parte di questi giocatori poi possono arrivare alla nazionale maggiore. E questo non riesco, non si riesce che personalmente, quantomeno, non riesco a capirlo se è una questione di appeal, che non, cioè i ragazzi si disperdono, perdono interesse o non riescono a essere motivati più per raggiungere certi obiettivi, perché altrimenti non si spiega il fatto che tu hai un under 20 che batte l'Inghilterra e poi hai una nazionale maggiore che sta facendo quello che sta facendo, cioè i risultati che non sta facendo. Anche da ex giocatore è anche difficile colpevolizzare i ragazzi perché credo Sì, che infatti anche io in la penso come una te. partita di rugby, quando tu vai in campo, cioè non esiste come non esiste l'amichevole, quando sei in campo non credo che nessuno vada dicendo tiro indietro, mi tiro indietro, non faccio il placcaggio piuttosto che non porto avanti la palla dove devo portarla. E quindi non si riesce No, a secondo capire. me il discorso, Mauro, il discorso è più profondo, perché nel senso che tutta la struttura del nostro rugby che bisogna rivedere, e anche perché quei giovani che dici te che sono forti, quando devono giocare già a livello superiore, devono giocare, non devono aspettare, non devono bruciare le tappe. Se tu sei forte a 18 anni, 19 anni, devi giocare. Tutte le Ma grandi questo nazioni l'hanno fatta così. esattamente, stavo dicendo, stiamo a vedere, ci sono giocatori come Farrell, Pollard, che hanno esordito, anche adesso Marcus Smith, cioè voglio dire, 20 anni, 21 anni, hanno giocato, sono già nella, diciamo così, nella fossa dei leoni, quindi non possiamo fare conto di tutelare sempre i ragazzi, no, ma poi verranno, se no li bruciamo, e no, è in quel momento che tu devi dargli l'opportunità di mettersi in mostra. Perché ormai un ragazzo di 20 anni è fisicamente formato, di conseguenza non stiamo più parlando di un under 14 che va a giocare in prima squadra, per intenderci. Quindi anche se ho visto anche under 19, io vedo lì per esempio a Monferrato, dove il Lupo Franchi sta facendo un ottimo lavoro con questa accademia. E ci sono ragazzi di 17, under 17, under 19 che stanno lavorando bene, dove è stata improntata anche oltre all'aspetto tecnico, l'aspetto sicuramente fisico che, come abbiamo detto prima, ha una rilevanza nel nostro sport. E ci sono giocatori che secondo me verranno fuori degli ottimi giocatori. C'è un ragazzo Esposito numero 8 del 2004. Ma ti dico che l'abbiamo fatto esordire proprio col Franciacorta, il numero 8 che ha fatto la meta del secondo tempo e ripartito tra mischia con una personalità, voglio dire, da adulto. Quindi se tu non dai l'opportunità ai ragazzi ovviamente di mettersi in competizione e di stimolarsi in queste competizioni, credo che questo sia già un punto negativo nello sviluppo del rugby dei giovani che devono passare nella realtà seniores. Poi ci sono tanti aspetti, sai, quelli politici, se non mi voglio addentrare Infatti, così, perché non finiamo più. nelle pieghe politiche, poi ognuno farebbe tante cose tra le accademie, non si capisce perché
non ci debbano essere le accademie delle squadre di Serie A, cioè di, scusami, del top 10 ai quali farebbero riferimento, quindi tu non vai a impoverire tutte le società per accentrarle in un punto, ma ogni squadra avrebbe il suo punto di riferimento e farebbe praticamente il bacino di quel territorio, di quella zona, perché magari non tutti possono, per dire, l'Accademia Zonale di Milano, c'è gente forte che però per dire gioca a Lodi, ma non può venire per qualsiasi motivo al centro, e quindi cosa fa? Si disperde questa forza o rimane a giocare nel CUS Lodi, per dire. Quindi ci sono tutti questi aspetti, secondo me. No, anche adesso ho visto che c'è, è venuto fuori dal Consiglio della Federazione il discorso dei poli di interesse a livello under 17, under 18, quindi penso che in qualche modo cerchiamo di qualcosa si è mosso, sì. Si è mosso, quindi io sempre la penso in maniera ottimistica, però passano gli anni e sembra sempre il giorno della marmotta, sempre uguale. Esatto. E non cambia niente, non cambia niente, perché prima c'era Alfredito, adesso c'è Marcio e così via, però la situazione alla fine è che ci sono sempre polemiche perché le cose non vengono concretizzate. Quindi è così. Adesso noi ci dedichiamo, infatti è inutile continuare la polemica, ci dedichiamo al rugby giocato, io ti auguro il meglio per adesso, per la ripartenza del tuo club. A chi salutiamo, Maurito? Ma io saluto tutti i miei ragazzi, ex ragazzi che hanno avuto opportunità, anzi, che io ho avuto l'opportunità di allenare, il mio amico Hogan, che adesso è ai vertici della classifica, e niente, ringrazio sicuramente il Monferrato per avermi dato l'opportunità e la fiducia soprattutto di essere qui, e niente, speriamo di fare il meglio, e ovviamente ringraziamento speciale al Cacito, per l'impegno che ci mette in questo, nel riferire di questo sport che in Italia purtroppo è dura, sì, infatti, esatto, e torniamo qui alla cultura che manca, però ci vorrebbe più gente come te per sviluppare questo. Io infatti, come dico sempre, ad ognuno il suo ruolo. Io da qualche anno, da quando ho lasciato le mie attività come giocatore e anche come allenatore, mi dedico a comunicare il rugby. Non sono un fenomeno, però non abbiamo veramente un handicap totale per quanto riguarda la visibilità del nostro sport. Lo dico sempre, sembra che mi lamento sempre, però la realtà è la unica verità, dico io. La realtà è che siamo sempre in crisi per quanto concerne il rugby a 360 gradi. Quindi fai bene anche a notare questo discorso. No, ma io te lo so, quando ci incrociamo te lo dico sempre, non è una battuta. Io credo che cioè, è così, diciamo che è la visibilità che poi aumenta anche e rende la cultura, o quantomeno rende possibile il fatto che qualcuno si accorga, anche ragazzi stessi, che esiste infatti, non solo il rugby, anche non, e non solo il calcio. È tutto. Vedremo adesso con la nuova piattaforma che parte settimana prossima per coprire il massimo campionato, ovvero il top 10 con Eleven. Vediamo se Eleven dalla spinta giusta. Ho visto nel progetto che c'è la possibilità anche di parlare durante la settimana e fare qualche discorso più specifico di ogni club, quindi quello che conta soprattutto dà visibilità a tutti i club, perché il territorio è fondamentale, tu mi insegni, quindi i ragazzi possono avvicinarsi a realtà interessanti. Hasta la vista, amico! Grazie! Ciao, Cacio. Ciao, bello. Grazie. Grazie, un abbraccio forte. Stefano, mentre la nostra telecamera era all'allenamento del rugby Brescia, abbiamo trovato Gianluca Sanz, che lui è consulente della società del rugby Brescia, e anche è lui che insieme alla società del rugby Brescia organizzerà un stage, quindi il famoso stage con Bruno che è un esperto ex nazionale dei Galetti, anche allenatore nel mondiale ultimo in Giappone di questa Francia, e adesso collabora con Under 20. Siamo qui con Jean-Luc Sanz, formatore per eccellenza, che seguirà qui un fantastico stage promosso dal Rugby Brescia. Jean-Luc, parlacene un po'.
Buonasera a tutti. No, con la società Rugby Brescia organizzeremo il 2 aprile una giornata dedicata alla Touche con Sébastien Bruno, che allenava l'anno scorso la nazionale francese, la Mischia e la Touche durante la Coppa del Mondo in Giappone, che oggi si occupa dell'Under 20 nazionale, e useremo la sua notorietà di allenatore di alto livello e di giocatore anche di alto livello con una Coppa d'Europa con Tolone per sviluppare questo progetto tecnico su come capire la Touche, che sia sul piano offensivo e che sia sul piano difensivo. Ci sarà una giornata sul campo, in video, in aula, come al solito, ma speriamo fare passare di più possibile il messaggio tecnico, come gestire la Touche, che è un'impostazione del gioco fondamentale per il nostro rugby di oggi. È aperto a tutti gli educatori, anche i giocatori che vogliono partecipare a questa giornata. Dentro la giornata è compreso anche il pranzo e un t-shirt in omaggio, e l'iscrizione si fa tramite mail sul sito di Rugby Brescia. Siamo qui con Aldo Mazzocchi, General Manager del Brescia. Aldo, come ha visto la dirigenza i ragazzi domenica durante la vittoria, e cosa si aspetta questa domenica? La vittoria è stata un'iniezione di ossigeno, anche perché con tutto rispetto per gli avversari, più che vincere gli avversari abbiamo perso noi le partite precedenti. Ce le siamo giocati malissimo, vincevamo magari il primo tempo e perdevamo il secondo. Anche questa vittoria, che comunque come tale è stata assolutamente un momento positivo, è stata un po' macchiata da due mete fatte alla fine, che testimoniano il fatto che non abbiamo ancora 80 minuti, non tanto nelle gambe ma nella testa. Quindi speriamo che col Castellana per 80 minuti terremo il campo. È importante per i ragazzi avere il sostegno, adesso che finalmente il Covid ce lo consente, di tutto il pubblico possibile. E quindi vi invitiamo tutti alle 14.30 allo Stadio Invernici, sperando di concatenare la terza vittoria del nostro club. Stefano, io ti propongo comunque un altro collegamento che ho fatto, visto che siamo nell'ambito della Serie B. Siamo collegati con Roberto Mandelli, head coach del Franciacorta, come avevamo già parlato nella trasmissione, che andrà a fare visita al Giuriati, al CUS Milano. Sentiamo. Sì, ciao Mastro, ciao a tutti. Sì, sicuramente parlando prima di questa domenica sarà un po' un'incognita, perché veniamo da due mesi di non rugby, veniamo da due mesi un po' particolari, delle feste vissute un po' così ancora una volta in maniera isolata, in maniera appunto diversa, ma c'è da dire che da gennaio che abbiamo ripreso gli allenamenti, devo fare i complimenti a questo Franciacorta che si è messo sotto, e soprattutto nel culmine di quest'ultima settimana siamo riusciti finora a fare due allenamenti di veramente alta qualità, con tanta concentrazione, tanta intensità in campo. Anche i numeri cominciano ad arrivare ai 30-35 atleti che ci aspettiamo sempre di avere in campo. Sono ottimista per questa trasferta, perché la squadra si è preparata bene, si è allenata bene. So che vado ad affrontare una squadra che prima del Covid, sotto la guida di Pippo, meritava forse la promozione in Serie A. Adesso sinceramente non so come hanno vissuto loro questo periodo, ma so che è una squadra che nei miei tre anni a Monferrato e nel mio precedente a Franciacorta ha giocato con loro, mi ha sempre messo in molta difficoltà con un gioco molto arioso e un gioco molto bello anche da vedere. Vediamo, andiamo a Milano senza nulla da perdere e vediamo cosa succederà. Andate a Milano significa andare al Tempio Giuriati, veramente, che è un bel vedere, un bel Milan, come si dice, come dicono i nostri amici di Milano. È sempre comunque un scenario molto tradizionale, bello, a un giocatore come noi, ex giocatori, io sono molto più vecchio di te, però andare a quel tempio lì ti gasava di più, ti motivava di più. Io in epoca, quando giocavo contro l'Amatori Milano, Diego, Dominguez, tutta quella gente lì, Giovanelli, tanti giocatori, entrare lì significa un plus, anche secondo me,
per la carica agonistica che ti ha. Io la vedo come te, poi mi hanno detto di un Giuriati completamente restaurato, un restyling sì. Pazzesco, un campo paragonabile a un campo di golf. Quindi sono solo che contento che Milano abbia trovato il modo di sistemare comunque il proprio tempio del rugby. Io che sono un po' più giovane di te, ma un po' più grande dei giocatori attuali, mi ricordo Milano come una fortezza del vecchio Milan Rugby, dei vari Diego, come ovviamente te, di tutti gli altri che sono passati per quei colori. Speriamo che appunto anche i miei ragazzi trovano una motivazione particolare a giocare in quel campo e possano uscire dal campo a testa alta e essere fieri di loro stessi. Io sinceramente mi piacerebbe anche venire anche con voi per la trasferta, però tu sai, non posso essere ovunque, perché c'è anche l'opzione di andare in trasferta a Torino per la sfida della Serie A dei Centurioni contro il Custorino, quindi ho diverse opzioni, però sinceramente la prima che è venuta in mente è il discorso del Milan, anche perché ti dico che lo Brauco mi ha contattato, quindi voleva anche delle immagini sì. Vostre, così via. E come sono rugby, sono sicuro che no, dico, voi... come il rugby così aperto per tutti, non si inventa niente, va bene così, comunque è giusto che si informi della squadra. Guarda, tu non ti puoi dividere, ma sei comunque ovunque, perché ogni volta che si parla di rugby tu ci sei. Ricordatevi me del povero Mastro, perché io voglio che me lo riconosciate adesso, non dopo, come fanno tanti qua in Italia. Io in Italia ormai da 22 anni, 23 anni che un programma di televisione senza nessun sostegno, lo dico per l'ennesima volta, mai una federazione mi ha dato una mano, quindi neanche con Alfredito, né adesso con Marcito. Quindi dimmi come sei messo, diciamo, allora... hai la rosa a disposizione più o meno tutta o hai qualcuno importante che ti manca? Non ho tutte le pedine a disposizione, ho qualcuno ancora fermo per il post-Covid in attesa di visita medica, e comunque posso dire di basare su una buona rosa a disposizione tra prima squadra e cadetta che è ferma, e comunque io penso che do fiducia a ogni ragazzo che scende in campo ogni domenica, perché se l'è meritato con l'allenamento e con l'impegno. Sicuramente come in tutte le squadre esiste il giocatore più forte di un altro, ma io sono uno che valorizza molto e premia molto un ragazzo che si impegna e vuole migliorare se stesso e migliorarsi nel gruppo. Fortunatamente questo è anche l'anno buono per far questo, non essendoci retrocessioni. Noi non siamo una squadra che punta assolutamente alla promozione, quindi noi abbiamo questi ultimi 4 mesi e la prima tappa passa da Milano per migliorare il nostro rugby e migliorare tutti i giocatori di esposizione in Franciacorta, in modo da avere una rosa più ampia per l'anno prossimo. Benissimo, io volevo ovviamente coinvolgerti in questa mia puntata. Come sai, ormai l'offerta del Mastro sono 2 appuntamenti settimanali, uno di martedì, il classico con tutto il rugby che va in onda ormai da 23 anni come dicevo prima, e un altro che ho trovato attraverso un amico che ha un canale Sky 810, quindi è più pratico per quelli che hanno il decoder. Tutti i venerdì diamo un po' la preview di quello che sarà il weekend, volevamo sentire con te il momento attuale del tuo Franciacorta. Sai benissimo che ho ottimi rapporti con il tuo presidente, il carissimo Andrea Bulgari, che salutiamo, e anche logicamente con Giorgio Chiappa per quanto riguarda l'ospitaletto, e anche Facchi per quanto riguarda il Gusago. Quindi io abito in Franciacorta, quindi guarda, più di così non possiamo avere. Li abbiamo menzionati tutti. Sì, infatti. Li saluto e li ringrazio ancora una volta per tutto l'impegno che stanno facendo in queste difficoltà di mandare avanti la società sportiva in questa situazione, diciamo, quasi drammatica dello sport nazionale. Speriamo veramente che siamo arrivati alla fine e che si possa ritornare a parlare esclusivamente di rugby e basta. Benissimo, allora in bocca al lupo Robert e ci aggiorniamo. Okay? Grazie mille Marco, ci vediamo, e che questa intervista mi porti bene per domenica. Vediamo. Ti saluto, bene. Lo bravo. Ciao bello, ciao. Come al solito, prima di andare ai saluti finali, aggiorniamo questa edizione di Special Rugby, quella che va in onda sul canale satellitare Sky 810 Well TV.
proponiamo solamente l'attualità. L'attualità significa la vittoria comunque meritatissima del Petrarca a Padova al Beltramente, quindi mostriamo qualche immagine e mostriamo anche quello che pensa Andrea Margato. L'accaggio alle caviglie di Cocchiaro, la palla è ancora per il Petrarca con Panunzi che trova il largo con Scagnolari fissa, va verso l'interno, via lo ottiene, ma c'è il passaggio per Zini. Grande azione qua del Petrarca Padova, chiude la partita alla grande. Scaricato bene, vediamo nel replay veramente il gesto anche tecnico del De Luca e anche del suo compagno, perché veramente hanno fatto circolare il pallone, sì, guardate la ripartenza del mediano di Mischia. Grande passaggio di Panunzi, poi qua Scagnolari sull'ala, torna all'interno. E dopo, vedi, al momento giusto, quasi placato. Bravissimo a trovare il passaggio sottomano. L'offload, un sottomano, una specie di river pass. Allora, bilancio per le facce che ho visto durante la trasmissione, perché io sono quelli di Non è la Rai, quindi sentirai ogni tanto qualche ironia, qualcosa che dico io. Io ho visto la tua faccia e dico che faccia strana fa, sì, Andrea. No, spero di non aver fatto no, ovviamente qualche volta un po' contrariato, abbiamo fatto anche oggi parecchi errori, possiamo gestire situazioni un po' meglio. Primo tempo un po' troppa difficoltà in touche, e secondo tempo un po' meglio, sì, come ti dicevo, 2 mesi di inattività si sta facendo sentire in dubbio, pensavo di no, invece tra Covid, vacanze di Natale, 2 mesi senza partite, adesso è la quarta, dobbiamo un po' sistemarci ancora un po'. Stefano, parliamo della URC, visto che ci sono delle novità dell'ultimo momento. Sì. Sì, delle novità dell'ultimo momento, la partita delle Zebre che sarebbe dovuto giocare questa sera a Cardiff è stata rinviata per le avverse condizioni atmosferiche in Galles che non permettevano addirittura neanche l'atterraggio del volo delle Zebre. Pertanto non ci sarà la possibilità di vedere il nostro albanese che era stato messo in formazione in panchina per la partita, quindi non avrà il suo debutto nell'URC. Ci auguriamo che possa averlo comunque presto. Per quanto riguarda i giocatori del nostro territorio, sappiamo invece che Alessandro Izakor, come permit player del Benetton Treviso, parteciperà alla trasferta di Glasgow del Benetton, appunto, per la partita che dovrebbe giocarsi domani sera. Questa domenica riparte anche la Serie A femminile dopo il recupero che ha visto coinvolto il Calvisano la settimana scorsa. Ci sarà la partita appunto delle ragazze del Calvisano in casa con il Biella, mentre le ragazze del Roato Lilium, le Queen Lilium, andranno in trasferta a Volvera per riprendere il loro campionato. Penso che comunque ci sono gli ingredienti per questo weekend per noi, continuare le nostre trasferte. L'agenda cosa prevede? Prevede, oltre a essere adesso in campo a Piacenza per la partita Lions contro il Petrarca, domani sabato andremo a scegliere, ancora non abbiamo deciso dove andiamo eventualmente a seguire qualche partita, idem domenica, perché abbiamo diverse opzioni, quindi andremo dopo, tutta una sorpresa. E nel frattempo, per un po' per chiudere il nostro programma, mostriamo un po' la chiave di quello che deve essere tutto, la formazione. E quindi la nostra sigla, la musica della nostra sigla, la utilizziamo mostrando l'immagine di Clubhouse del Rugby Brescia, dove c'è la formazione significa anche avere personaggi professionisti che riescono a trasmettere le sue competenze. Questo è il caso di Fabrizio Vitali, un ex giocatore, però lui è preparatore atletico, e anche per quanto riguarda il recupero dei giocatori. We'll be right back.